Buon pomeriggio, ho da dirvi due o tre cosette che ho trovato sui giornali, ma le ho trovate in piccolo e quindi ovviamente forse vi saranno sfuggite queste cose. Allora, pensate un po', allora, si fa un grande parlare del POS, delle commissioni, il Presidente del Consiglio Conte ha detto non vi preoccupate perché noi avvieremo una interlocuzione con le banche e le banche sicuramente abbasseranno le commissioni bancarie, perché noi non vogliamo mica fare un favore alle banche, no? Noi vogliamo combattere l'evasione, quindi il POS serve proprio in funzione di questa lotta all'evasione fiscale. Quindi insomma, sembra tutto a posto, no? Sentire Conte sembra a posto, lui è più forte delle banche e quindi questa cosa non è un regalo alle banche. Allora, uno va un po' a guardare cosa accade nell'altra metà del cielo, cioè nel mondo bancario, e vediamo se le banche hanno tutta sta voglia di non prendere dei soldi sulle commissioni bancarie, tenendo conto che conosciamo ormai bene il meccanismo. Il meccanismo è molto facile, perché il meccanismo che cosa ci ha insegnato? Che loro sono forti e unilateralmente vanno a cambiare le condizioni contrattuali. Ma questo perché ormai il cittadino non conta più nulla, il cittadino ormai è diventato un utente, un consumatore, e loro sono più forti perché il consumatore è debole. Allora, se loro sono più forti e gliela si dà sempre vinta, saranno sempre più forti. Quindi, dalle bollette, di cui poi vi parlerò perché ho una cosa importante che sto studiando, ne ho anche già parlato al ministro Patuanelli e vi dico che settimana prossima vi farò vedere la soluzione che stiamo trovando, quindi incrociamo le dita, poi vediamo se il governo la approva oppure no, però io su questo ci credo molto e non ho affatto mollato la battaglia. Però vi sto dicendo che quindi dalle bollette anche alle compagnie telefoniche, che addirittura erano andate a portare il mese da 30 a 31 giorni a 28, e ovviamente anche le banche, appena possono, vanno sempre a guadagnare quel qualcosina che moltiplicato per X fa il loro guadagno. Allora, andiamo a vedere qual è stata la reazione delle banche rispetto alle parole del Presidente del Consiglio quando, ve lo ricordo, ha dichiarato: io vincerò le banche, sarò più forte delle banche, io e il governo saremo più forti delle banche e loro saranno obbligate ad abbassare, i costi. E quindi va bene. Cosa succede? Che sul Corriere della Sera c'è un trafiletto, c'era nei giorni scorsi un trafiletto, ma piccolo, minuscolo, scomparire. Guardate, io l'ho dovuto ingrandire e isolare. E che cosa c'è scritto? Ve lo leggo io. POS. Le banche frenano sul taglio dei costi, cioè hanno rimbalzato completamente il Presidente del Consiglio e ha detto: no, no, cioè, se pensate che noi non andremo a guadagnare sulle commissioni legate al POS, ve lo potete scordare, e lo hanno detto chiaramente. Quindi le banche frenano sul taglio dei costi. E allora che cosa succede? Succede quello che oggi sui giornali è scritto un po' più in grande e che ora andiamo a prendere. Bonus pagamenti elettronici da 50 milioni per gli esercenti. Il decreto fiscale in arrivo al credito d'imposta al 30%, platea da 3,1 milioni di soggetti, eccetera. L'articolo così dice: l'incentivo riconosciuto agli esercenti perché accettino e sollecitino l'uso di carte bancomat per i pagamenti prende la forma del credito d'imposta. Dopo settimane di tentativi per cercare di tagliare i costi delle commissioni coinvolgendo banche e circuiti di pagamento, il governo ha trovato più efficace la via suggerita dall'ABI, che è l'associazione dei bancari. Quindi l'ABI cosa sta dicendo? No, no, noi non ci vogliamo smenare. Se volete, fate voi una partita di giro e finisce in qualche modo nella spesa pubblica. Quindi è lo Stato che deve coprire. Va bene? Allora, lo Stato quando deve intervenire sul welfare, a sentire i padroni e a sentire i banchieri, deve sempre deve essere pronto, deve tagliare di qua, deve stare attenta di là, deve fare questo, deve fare quell'altro. Quando è lo Stato che dice: care banche, adesso basta, perché tra l'altro le banche stanno guadagnando, direi, parecchio, ok? Allora ecco che le banche fanno scudo, fanno muro, fanno cartello e ti dicono: no, noi non tagliamo niente, sbrigatevela come volete. E infatti l'ABI ha suggerito il modo attraverso il quale tocca allo Stato ancora una volta pagare. Quindi, cari miei, questo se non è un regalo alle banche, sicuramente
mette più loro nella condizione di vantaggio che non tutta sta grande prosopopea legata alla lotta all'evasione fiscale. Quindi mi sa che il POS obbligatorio con le sanzioni mi sa che servirà molto e lo utilizzeranno molto le signore banche, le amiche banche. Poi non mi venite, porca miseria, a dire che questo non è un governo amico delle banche, ok? E quando io continuo a richiamare sull'importanza della commissione d'inchiesta sul sistema bancario, e vedremo come andrà a finire, ho già, vediamo, non voglio dire niente, però già un po' già ho capito dove andranno a parare, vabbè, ok? Va bene, altri articoli di giornali che voglio commentare con voi. L'intervista di Franceschini è delirante. Franceschini con il Movimento 5 Stelle per governare a lungo in Umbria il primo passo. Ora, voi lo sapete, in Umbria abbiamo fatto questa roba che non ha eguali, perché per la prima volta sulla scheda elettorale vedrete il simbolo del Movimento 5 Stelle con il Partito Democratico. Quando avevamo fatto il contratto di governo con la Lega e con il PD, invece non è un contratto di governo ma è un'alleanza, ma stavamo lontani anni luce dal fare una coalizione in vista delle amministrative. Ognuno faceva i fatti propri, loro stavano dentro il centrodestra, noi facevamo la corsa in solitaria, avevamo preso in considerazione l'ipotesi di agganciarci a delle liste locali, ma assolutamente no con altre forze di partito. Però sapete come è andata a finire in Umbria. Tra l'altro, quella regione che sta andando al voto perché il Movimento 5 Stelle è stato super, perché aveva denunciato quelle che erano i costi aggiuntivi, i magheggi vari sul fronte della sanità. Quindi c'era una battaglia incredibile, poi ci sarebbe un'altra battaglia incredibile da fare in Umbria, perché mi scrivono sempre i comitati di Gualdo Tadino in difesa dell'acqua. A Gualdo Tadino fanno un business legato alle acque minerali che fa paura, ok? Va bene, quindi caro Franceschini, io te lo dico, non so come andrà a finire, ho uno strano sentore di come andrà a finire domenica la votazione, però se pensi veramente di governare a lungo con il Movimento, ma io direi anche no. Io se fossi in Umbria, lo dico apertamente, non andrei a votare, annullerei la scheda, perché io avrei voluto un Movimento che anche in campagna elettorale andava a riscuotere la battaglia politica che aveva fatto. Poi puoi perdere, va bene, però sei perdi in piedi, perdi con coerenza di avere portato quella regione al voto dopo aver smascherato quello che stavano combinando. Vabbè, ok. Torniamo un po' ad alcuni articoli. Questo l'ho trovato sul Sole 24 Ore. Fisco, le manette non risolvono nulla. Ecco, vedi che già cominciano. Per far uscire allo scoperto gli evasori servono imposte sopportabili, le manette non servono a nulla, che è un po' come dire che siccome non c'è la certezza della pena, allora le manette non servirebbero neanche per incastrare i malfattori, gli omicidi, cioè, reati gravi. Guardate che l'evasione fiscale ad altissimo livello, ad alto livello, è un reato che io considero gravissimo e anche schifoso, perché tu vai a rompere un patto sociale. Però chiaramente questo è qualcosa che in America funziona, ma in America funziona perché non c'è nulla di più certo che la norma fiscale. Qui in Italia norma fiscale di certo non ha nulla, ma ci torneremo a parlare di queste cose. Ilva, stallo dopo il vertice, spunta la norma Whirlpool. È incredibile come i sindacati stiano facendo praticamente il gioco di ArcelorMittal. Dicono di voler difendere i lavoratori, poi però dicono esattamente le stesse parole di ArcelorMittal. Allora, uno scudo dentro l'impianto normativo italiano c'è già, e anche ieri in riunione è emerso, l'articolo 51 del codice penale di fatto ha già un minimo di immunità, ma che vale per tutti, varrebbe per ArcelorMittal, ma vale per tutti. Quindi non capisco perché dargli un di più. Allora, perché noi diciamo una volta per sempre che ArcelorMittal ha sbagliato il piano finanziario e il piano industriale? E non se ne può neanche andare perché per un capriccio decide di chiudere i battenti. Non funzionerà così. I lavoratori devono stare tranquilli, perché questa è una battaglia che dobbiamo e possiamo fare. Uno, perché lo sappiamo benissimo che la produzione e la lavorazione dell'alluminio e dell'acciaio è fondamentale. Non puoi fare a meno dell'acciaio, perché ti serve per
per l'industria reale, per l'economia reale. Poi dall'altra parte mi dà fastidio che questo ArcelorMittal possa venire in Italia e pensare di fare tutto con l'atteggiamento padronale. Ecco Salvini sulla battaglia delle imposte, ma che plastica raddoppierà pure il costo dell'acqua minerale. Ecco, qui Salvini sta prendendo una cantonata incredibile insieme a Libero, che ha scritto: il governo vuole tassare di più l'acqua minerale. Ora, Salvini, te la spiego bene, perché forse non la sai, perché evidentemente hai qualche amicizia nel campo delle acque minerali, degli imprenditori dell'acqua minerale. Allora, l'acqua minerale è un business incredibile, è un business che dà una garanzia per quei produttori, di cui vi voglio dire i numeri. Allora, i dati del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, censiti 194 concessionari. Lo sfruttamento delle acque minerali ha generato introiti pari a 2 miliardi e 7, ok? 2 miliardi e 7 di introiti. Per le amministrazioni pubbliche, invece, che rilasciano le concessioni, introiti pari a circa 18,4 milioni di euro, cioè lo 0,68% del fatturato. Cioè praticamente noi stiamo regalando un business, altro che la tassa su plastic free. Noi dobbiamo riguardare le concessioni sulle acque minerali. Se Salvini dice di essere amico delle regioni e di volere l'autonomia, bene, noi gli diciamo già che in nome dell'autonomia le regioni non si fanno pagare nulla rispetto al business dell'acqua minerale, che è un business incredibile, incredibile. Allora, e questo riguarda tra l'altro anche l'Umbria, la regione Umbria, dove ci sono, come vi dicevo prima, perché ne ho parlato con gli amici di Gualdo Tadino, ci sono degli interessi incredibili. Ed è il business delle acque minerali, e c'è proprio un comparto di Confindustria che, siccome spende tantissimo in acqua minerale, nella pubblicità delle acque minerali, fa stare zitti tutti i giornali, tutte le trasmissioni televisive, perché loro pagano, e io ne so qualcosa perché me lo ricordo benissimo quando ero alla 7. Allora lo dico anche a Salvini: se pensi di fare la lingua in bocca con questi imprenditori delle acque minerali, stai attento, perché non è un business che può rimanere così asimmetrico. Quel business deve essere pagato, perché l'acqua minerale è un bene pubblico, quindi tu mi paghi una concessione proporzionalmente al business che genera. Su questo non ci sono assolutamente dubbi, e non ci devono essere dubbi, ok? Perché questa qui è una roba che mi manda veramente in bestia. Se no accade, come è accaduto recentemente, che il fighetta di Farinetti va a vendere l'acqua Lurisia alla Coca-Cola. Quindi fa entrare la Coca-Cola dentro il business delle acque minerali, e il ritorno a livello di concessione è minimo per la collettività. E guardate che c'è un grande danno per la collettività, per lo sfruttamento delle acque minerali, perché guardate che è un grande business. Va bene, basta. Vi avrei voluto raccontare altre cose, ma siccome siamo andati lunghi, vi saluto, e sicuramente poi domani avremo modo di raccontarci ancora qualcos'altro. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon sabato.